Buongiorno, benvenuti alla puntata odierna del Bersaglio, l'appuntamento del sabato di CAF TV. Il tema che affronteremo oggi è una lettera di un nostro amministratore di Bologna che ci chiede un po' di informazioni rispetto a un problema sul Superbonus 110. Ve la leggo. Sono un amministratore che ha fatto molta formazione sul Superbonus 110 e che ne coglie tutte le criticità, tant'è che nel condominio in cui abito, ma che non è amministrato, che non amministro io, ho cercato in assemblea di rappresentare ai miei vicini e all'amministratore i motivi per cui sarebbe opportuno procedere con cautela. Non solo non sono riuscito a frenare l'entusiasmo di molti, ma questi mi hanno persino aggredito verbalmente. Ora come posso tentare almeno di sfilarmi dalle responsabilità e solidarietà contrattuali che sono insite nel Superbonus 110? Grazie per l'aiuto, Giorgio da Bologna. Ok, quindi abbiamo un bel quesito che ci viene posto da questo nostro follower che ci segue da un po' di tempo. Quindi lui ha sostanzialmente una situazione di criticità perché è coinvolto in prima persona in un superbonus. Oggi il nostro ospite, che è Gianfranco Ranaldi, Buongiorno è... Gianfranco, Buongiorno ci Gianfranco, conosciamo. intanto, sì. Grazie, è sia un revisore condominiale sia un revisore legale, quindi è, diciamo, ha una formazione su uno spettro molto, molto ampio. E vorremmo quindi partire dalla sua esperienza personale, perché se non sbaglio, quella cosa che ci ha raccontato Giorgio è un po' un'esperienza che hai in qualche misura vissuto. E quindi vediamo un po' come possiamo dare un aiuto a questo nostro ascoltatore. Sia per inquadrare bene il problema, sia per capire come può sfilarsi da questa situazione di difficoltà in cui si trova in quanto condomino. Buongiorno allora a tutti. Io ho vissuto la stessa situazione che ha vissuto Giorgio. Analoga. In più riunioni ho sempre cercato di far presente le possibili criticità che comportava fare il Superbonus 110, solo con l'obiettivo di rendere consapevoli tutti i condomini per poter fare una scelta ponderata e responsabile. Nelle quattro riunioni che ho fatto, sono sempre stato messo nell'angolo, addirittura urla, insulti, insomma, e anche parole che non ripeto perché non ne vale la pena. Finché all'ultima riunione, perché prima avevano nominato una ditta, poi la ditta si è ritirata, insomma, all'ultima riunione nella quale io ho cercato di leggere alcuni punti del famoso consenso informato, sono stato ripreso da parte dell'amministratore, il quale ha detto che io ero persona non informata, che ero persona che non davo delle informazioni non attendibili. Allora, ho sollevato la questione del fondo, perché stavano decidendo di fare la valutazione di conformità e per quanto mi riguarda, so che prima di dare inizio a tutte queste cose bisogna costituire il fondo e raccogliere il fondo. Quindi Non tu solo, ma hai dato delle informazioni sulla base di un percorso formativo importante che hai fatto. esatto. Non solo, ma in precedenti riunioni avevo fatto anche presente che era necessario raccogliere preventivamente, no, il consenso alla rinuncia a piccole parti di proprietà sui balconi. In quella seduta ero io il presidente, quindi il verbale che ho fatto era ben preciso, tanto che l'amministratore, pur non d'accordo su questa scelta, mi ha di fatto detto che lui non avrebbe preparato nulla e ho preparato io, no, l'attestazione che ogni condomino doveva firmare. Nella riunione successiva l'amministratore ha detto che queste, al quale avevo chiesto se aveva raccolto, ha detto che non servivano a niente, no? E alla fine è successo che
Quando io ho sollevato nell'ultima riunione la questione del fondo, l'amministratore ha detto che il fondo non lo costituiva e che il super bonus era completamente gratis. Lo ha ripetuto diverse volte, al quale ho chiesto di mettere a verbale, ma non è stato messo a verbale. Allora, finita questa riunione, ho pensato, va bene, sono stato messo un'altra volta nell'angolo, perché il problema non è tanto essere messi nell'angolo, il problema è che non ti ascoltano e ti fanno passare come una persona che prima di tutto non sa nulla e poi ma è anche uno stupido. Allora, cosa ho fatto? Ho impugnato il verbale, l'ho impugnato e andiamo in mediazione. Oh. Il risultato di questo, della chiamata in mediazione è che mi è appena arrivato 2 giorni fa il verbale, il nuovo verbale, perché si sono riuniti per dare mandato all'amministratore di rappresentare il condominio in mediazione e hanno deliberato di costituire il fondo. Quindi, di fatto, dando ragione alle osservazioni che io avevo fatto. Ma alla domanda specifica per la quale il nostro Giorgio da Bologna chiede come faccio a sfilarmi? Beh, allora, una soluzione c'è. La soluzione è il condominio delibera che Giorgio non fa il super bonus. Giorgio, quando chiede anche che nel momento in cui verranno firmati i contratti con l'impresa, l'impresa rinuncia alla rivalsa nei confronti di Giorgio. Questa è la condizione per la quale Giorgio può permettere addirittura di cedere il suo credito al condominio, lasciando fare il superbonus, ma rimanendo fuori. In caso contrario, questo non fosse possibile perché i condomini sono convinti che siccome qui il valore della maggioranza, gli altri che non sono d'accordo devono per forza adeguarsi alla maggioranza. Se Giorgio ha un terrazzo, Giorgio dirà: voi sul mio terrazzo non verrete a posare nessun cappotto. Hai qualche domanda, Gabri? Ma Gianfranco, mi scusami, ma il fatto di aver fatto questi corsi anche come rendicontatore, questo ti è servito comunque a muoverti rispetto a questa tematica in modo diverso rispetto a qualche... Naturalmente, se io non avessi fatto i corsi, cioè il mio corso, le mie 4 ore ogni mese e aver partecipato al corso di rendicontatore per progetti edilizi finanziati con fondi PNRR, è chiaro che tutta una serie di conoscenze non avevo. Quindi sono stati fondamentali aver partecipato ai corsi di ICAF e a tenere costantemente il rapporto con IFTA. Mi sono serviti, mi è servito anche, ripeto, perché ho poi chiesto a ICAF un approfondimento sui 41 punti che mi è stato dato, mi sono stati illustrati nel dettaglio e questi 41 punti sono diventati, diciamo, i punti sui quali nel mio condominio ho insistito, ma purtroppo quando mi è stato addirittura, adesso è una battuta di un mio condomino con cui conviviamo da 30 anni, che mi ha detto: ma lei chi è? Ma lei che, co che, co ma lei che cosa sa? Noi qui abbiamo un rapporto fiduciario con l'amministratore, quindi l'amministratore dice che non c'è nulla da pagare, è tutto gratis, no, il fondo non si fa, cioè le proposte che lei fa sono cose così, va bene, ok, mentre io sapevo benissimo. Mi sembra che il 110 abbia calato un velo di nebbia anche nei rapporti personali, insomma. Purtroppo sì, purtroppo sì, purtroppo sì, capisco molto quello che ha vissuto. Quello che ha vissuto Giorgio, che lo hanno persino aggredito verbalmente, vi garantisco che io ho 5 assemblee di condominio e ancora
non è quasi partito niente, 5 assemblee aggredito verbalmente. Quando mi incontro in condominio si gira dall'altra parte. Scusa Gianfranco se ti interrompo, ma secondo te questa tematica del 110 ha fatto venire fuori questa aggressività perché avevano la convinzione che tutto fosse gratis? Non solo hanno la convinzione che è tutto gratis, ma io, se la categoria degli amministratori è rappresentata da quello che avevo io, che ha ribadito per più volte che il 110 era tutto gratis e lui ne sta già facendo diversi, è tutto gratis, probabilmente c'è qualcosa che non va nella formazione degli amministratori. Va bene, ok Gianfranco, intanto ti ringraziamo di questa esperienza di vita e di professionale, perché qualche volta è utile avere anche un contatto così, così immediato con la vita delle persone. E quindi intanto ti ringraziamo e ci diamo appuntamento alla prossima puntata. Gabri, poi. Grazie ancora Gianfranco, speriamo che quest'astio, questa rabbia si sgomenti perché se no non si arriva da nessuna parte. Va bene. Ringrazio voi, arrivederci, buona giornata e buon lavoro. Ciao, ciao.